Con questo video tutorial vi voglio spiegare il funzionamento di un plugin che cercavo da tempo. E si tratta di un plugin che gestisce il glossario all'interno del sito scolastico. E lo cercavo da tempo perché mi interessava riuscire a mettere in relazione le descrizioni di alcuni termini di tipo specialistico con il testo che contiene questi termini e quindi consente poi un passaggio diretto tra la parola tecnica e la sua spiegazione, un po' la potenza della comunicazione via web, no? Che di sua natura è ipertestuale, mentre nel cartaceo il glossario è alla fine e richiede un continuo scorrimento o richiede di sfogliare pagine per tornare indietro, avanti, quindi di fatto è un po' limitante. Il vantaggio del web può essere quello proprio di creare in automatico dei link tra la parola difficile, la parola tecnica e la sua definizione. Bene, vediamo un po' allora di che plugin si tratta e le prime operazioni che ho fatto di configurazione, conscio che ovviamente come tutte le prime volte ci saranno state delle incertezze, sicuramente ci sono dei punti da migliorare. Allora, come si chiama questo plugin? Si chiama CM Tooltip Glossary. Quindi, una volta che questo plugin è stato installato, è stato attivato, si creano una serie di voci all'interno del menu di amministrazione sulla sinistra. È un plugin che porta con sé tanti altri plugin. Come molte volte capita, c'è la versione gratuita e poi ci sono delle estensioni più a pagamento, ma io mi sono limitato a quella gratuita e mi sembra che egregiamente faccia il suo lavoro. E che cosa fare? Beh, una volta che è stato attivato, occorre andare in setting e andare a configurarlo. In particolare, i setting generali, dove lui va a inserire direttamente una pagina indice. Io ho cliccato poi su Generate Page for Glossary Index, e allora me l'ha messo. In realtà avevo fatto un tentativo di crearla io prima, poi forse avendo cliccato su Genera la pagina per l'index, lui è andato a mettermela direttamente in inglese. Questo lo lascio un po' a voi. E che cosa mi interessa dire dal punto di vista della personalizzazione? Mi interessa dire qualcosa nella voce tooltip, che in realtà è quell'effetto che quando il mouse è sopra la parola calda, no, la parola linkata, mi crea una sorta di finestrella che è esplicativa, un po' come fosse in realtà l'attributo title del link per chi era abituato a usare questo linguaggio. Bene, io quello che vi consiglio è di andare a cliccare in corrispondenza dell'excerpt, che sarebbe utilizzare il riassunto quando il mouse è sopra la parola. Perché? Perché capita frequentemente che le definizioni e descrizioni di parole del glossario siano molto lunghe. In questo modo diventa un pochettino più usabile anche questo strumento di immediata informazione sul significato del termine. E come funziona? Ma lo vediamo direttamente dal vivo, andando a visualizzare il sito. E questo mi permette anche di dire un po' la genesi di questo processo, di questo passaggio. A che cosa si riferisce? Beh, si riferisce al fatto che in questi giorni molte scuole stanno producendo, pubblicando il piano triennale dell'offerta formativa. Con un gruppo di colleghi abbiamo pensato di costruire collaborativamente un glossario Le parole della scuola, che in realtà è un'estensione del glossario Parole della scuola che avevamo già noi di siti scolastici di porte aperte sul web, già offerto da tempo ai nostri siti. Ma con la legge 107 si sono arricchiti molti termini tecnici, allora abbiamo detto, ma facciamone uno insieme e vi faccio vedere a che punto siamo nel lavoro. Ovviamente è un lavoro ancora da completarsi, questo è quello che ho riportato nel sito della mia scuola e vedete ci sono già un certo numero di termini, alcuni sono già stati individuati, altri lo saranno nel tempo. Ad esempio, l'animatore digitale, vedete, ha una descrizione molto lunga e quindi poter avere a disposizione un riassunto può essere utile. Atta è più corto, verso è più lungo e quant'altro. Ma torniamo allora all'effetto del nostro
accorgimento. Abbiamo visto che un termine era animatore sociale, animatore, scusate, digitale. Siamo un po' tutti anche animatori sociali in realtà nella scuola, ma in questo caso il termine tecnico è proprio animatore digitale. Ecco, qui vedete ci sono delle pagine che contengono il termine e quindi vado ad esempio sul punto inclusione integrazione, che è una delle parti del nostro piano dell'offerta formativa, vado a cercarmi dove è inclusione integrazione, con una ricerca diretta all'interno di Chrome, trova animatore. Vedete, ecco, animatore digitale. Ecco, vedete che viene indicato, no, automaticamente con una sorta di sottolineatura punteggiata, che tra l'altro è modificabile con lo stile. Cosa succede quando io ho il mouse sopra? Si creano due cose, una sorta di doppia informazione sulla voce del glossario, una definizione, quella riassuntiva, e la possibilità di cliccare sulla voce stessa per andare invece alla voce estesa, come stiamo facendo adesso, animatore digitale. Vedete? Ecco, naturalmente io poi posso anche lavorare un po' meglio su questo plugin, ma il piacere di vederne l'utilizzo era tale che ho voluto fare subito un video tutorial in modo di condividere questo passaggio e poi magari si potrà fare in modo anche che l'animatore digitale appaia anche nelle briciole di pane sotto glossario, ma sarà un passaggio successivo, però mi preme anche mostrare una cosa. Grandisco un momento, ecco, andiamo qua. Vedete qua, competenze. Beh, anche competenze è una voce di glossario e quindi questa secondo me è una cosa assolutamente bella, cioè all'interno dei nostri testi inseriti nei nostri siti noi abbiamo tutta una serie di rimandi che non sono link propriamente detti, ma sono collegamenti a voce di glossario. Allora, competenze. Competenze è un termine un po' tecnico, per noi magari semplice, andiamo un po' a un accesso di ipotesi di definizione, insieme di risorse di cui un individuo deve disporre per poter essere inserito. Ma andiamo in quella completa, clicchiamo su competenze e vedete che viene ad essere visualizzata la pagina competenze con la definizione completa. Torniamo al glossario e vediamo come viene invece mostrato, questa è una pagina che può essere inserita poi all'interno del nostro sito. Magari può essere integrato con le parole della scuola che potremmo costruire in questo modo. E qui sono all'inizio, però vedete com'è bello. Qui possiamo vedere tutti insieme, sono nove in questo caso termini, soltanto quelli con l'A, soltanto quelli con la B, soltanto quelli con la C, non so, classe di concorso, ancora una volta il riassuntino e il click invece a quella più ampia. Mi sembra una gran cosa dal punto di vista della facilitazione e dell'aumento della comprensibilità, che è poi quello che a noi interessa. Due ultime parole sull'utilizzo: è un plugin molto facile da usare. Ripeto, l'installazione, io ho fatto quei due o tre passaggi, ma poco di più. Il programma mi dice che devo ancora aggiornare WordPress. Beh, lo faremo quanto prima. Andiamo adesso però sul nostro plugin glossario, trovo alla pagina che adesso ecco tutte le voci, ho fatto un paio di 2 o 3 ore fa, poi ho avuto un momento in cui non ho potuto usare internet, per cui mi sono bloccato, e poi se voglio aggiungere nuovi item, eccoli qua. E allora andiamo ad aggiungerne un altro. Sono arrivato a comitato di valutazione piuttosto che a competenze. Prendiamo un po' un riferimento, non so, facciamo il pay, ad esempio, questo è il pay, CTRL C, che è un po' la nostra pagina di riferimento. Torniamo qua al nostro Chrome. No, ho sbagliato perché non ero con Chrome, ma ero con Firefox. La definizione la mettiamo qua. Qua scriviamo pay e qua potremmo dire un riassuntino, cos'è? Acronimo di piano educativo
individualizzato, piano educativo individualizzato. Aggiungiamo qualcos'altro, ci basta. Ma possiamo aggiungere qua: descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. Poi, questa è la parte riassuntiva. Poi dopo, naturale che uno lascia quella completa per il link. Pubblichiamo. Tra l'altro, vedete che nel permalink è proprio sotto il glossario, qui c'è un po' da sistemare il tutto. Ho fatto forse un po' di pasticce facendolo rifare da capo, però credo che sia poi non difficile da andare a risolvere. Andiamo a visualizzarlo, questo item. No, potevo anche fare view glossary. Eccolo qua, il nostro pay. Vedete? Qua con il riassuntino, con l'altro. Andiamo sul indice di tutte le voci, vedrete che troveremo anche una bella P. Eccola qua. Andiamo a vedere se è vero che appare anche automaticamente diciamo, quella bordatura inferiore. Mettiamo pay. Tra l'altro, maiuscolo minuscolo è del tutto indifferente. Andiamo a fare la ricerca su pay. Andiamo qua. Collegio dei docenti, consiglio d'istituto. Proviamo questa pagina che non so cosa sia. E vediamo se appare il termine PEI. Vediamo un po', ordine del giorno, PDP, PON, RAV, PO, qui ci si sta sbizzarrendo sugli acronimi e questo ci servirà tanto. Non vedo PEI, della verità. Sono io che non vedo bene o c'è da qualche altra parte? Andiamo a fare una ricerca. Trova PEI. C'è questo europei che non c'entra e la ricerca me l'ha fatto in realtà all'interno di tutti i termini che contengono PEI. Andiamo a vedere dove potrebbe essere PEI in organizzazione e gestione. Allora, questo è interessante, in questo caso forse si poteva migliorare anche la modalità di ricercare all'interno, magari mettendo tra virgolette PEI. Vediamo se qua c'è un pay vero e non è invece uno spezzone di termine. Vediamo. Risultati della ricerca qua. Sono tornato ancora indietro. Vediamo qua in organizzazione e gestione. Scusate, ho sbagliato perché ho fatto la ricerca e non all'interno della pagina. Ho fatto un po' di pasticce in questa ultima parte. Devo ricercare non lì, ma all'interno della pagina. Eccolo qua. Vediamo un po'. Una corrispondenza su una. Vediamo dov'è. Qua. Andiamo a vedere se è sottolineato. Eccolo qui. Avete visto? E c'è anche il BES. Ha funzionato. Se io clicco su Pay, la vedrò anche con la definizione estesa. Mi sembra una cosa veramente, veramente interessante. Non ho fatto ancora tempo a fare la verifica di accessibilità, tanto mi piaceva lo strumento. E ovviamente è una cosa anch'essa poi da fare per vedere di garantirne l'uso anche diciamo per tutti. E quindi l'unico mio dubbio è quel tool, quella specie di finestrella che si apre con l'over, ma credo che essendo un title problemi non ci dovrebbero essere.